così. Di che cosa parleremo? Siamo o non siamo? La domanda quale sarà? Siamo un popolo di conservatori. Hai capito. Come l'abbiamo presa alla larga, dall'inchino al lampacione. A proposito di conserve e conservatori, il nostro primo ospite è il direttore del movimento Città Slow, Pier Giorgio Olivetti. Mettiamolo in mezzo. Buongiorno, benvenuto. Benvenuto. Buongiorno. Grazie a voi. Ha anche il distintivo di Città Slow, simbolo naturalmente una lumaca. Da noi si chiamano cazzacumre. Le lumache si chiamano cazzacumre, in Sicilia li chiamano, non mi ricordo come, nel film se... i Bavaluci. Ah, vedi, lei è siciliana? Bavaluci subito. Allora, come sta? Bene, grazie. Conserva, la conserva di pomodoro per fare il ragù, che meraviglia. In questo senso siamo un popolo di conservatori, senz'altro. I lampagioni li abbiamo per quanto conservati. Riguarda le conserve, sott'olio, sottosale e quant'altro. Siamo conservatori. Assolutamente. Rischiamo di non esserlo più? Ma diciamo che noi ci autorappresentiamo spesso partendo dal cuore di Roma, di Milano, quindi metropolicentrici, la visione che abbiamo, ma c'è scusi un attimo, dove sta? Sì, Policarpo, come ha detto? Metropolicentrici, questo lo scrivo sulla sottolinea perché è difficilissimo, faccio una parola, è una parola bellissima. Dunque, che vuol dire? Ma vuol dire che noi ci autorappresentiamo come italiani partendo dal cuore delle grandi città, come succede per, tra l'altro anche in Francia, da Parigi o in Inghilterra, da Londra. In realtà c'è un enorme iceberg di territori collinari, di campagna, di montagna, virgolette marginali, che marginali non sono, sono quelli dove ci sono centinaia di migliaia di famiglie e migliaia di città, le piccole città come le Città Slow ad esempio, che continuano a conservare la grandissima tradizione culturale materiale italiana. Per fortuna. Nella tua provincia cosa si conserva? Quale potrebbe essere il corrispettivo di lampacione? Come alimento prelibatissimo. A me è venuta in mente una cosa che non è una verdura, ma è un tipo di frutta, le ciliegie sotto grappa, sotto spirito. E voi la grappa, anche il lampagione sotto grappa mettereste voi. Noi abbiamo questa predisposizione. Ma facciamo un applauso alle ciliegie sotto grappa. Appena la settimana scorsa, questa è la bellissima notizia, la dieta mediterranea è entrata a far parte del patrimonio immateriale dell'UNESCO, come un valore culturale naturalmente. In un paese come il nostro, dove la cultura viene abbrutita dal maltrattamento che riceve regolarmente, dai governi e dalle amministrazioni, è una buona notizia. Cosa vuol dire per l'Italia e gli italiani questo riconoscimento? Meraviglioso. Devo dire che è una grande vittoria, tra l'altro la dobbiamo dedicare ed è stata dedicata proprio dall'UNESCO al nostro vicepresidente Angelo Vassallo, e che era sindaco di Pollica e che purtroppo non è più con noi. E diciamo riconoscimento post mortem del valore, dell'impegno delle piccole città del Mediterraneo, del Sud Italia, per affermare la centralità culturale, grano, olio, vino, i cardini della nostra civiltà. Quindi, è la passione. È la passione sicuramente. Allora con l'amico Olivetti ci vedremo dopo, e intanto conservatori. Abbiamo aperto la nostra puntata con un barattolo che conserva maluccio, devo dire, perché filtra l'olio, qualunque dei lampacioni, dei preziosi prodotti della terra. La vera conserva è quella di pomodoro, perché diventa quella che diventa scura, che serve per fare il ragù. Ne basta un cucchiaino diluito in acqua calda per poter dare colore e sapore soprattutto. Anche su questo anche gli italiani sono, anche i progressisti più sfegatati si chiamano conservatori. Questo è il luogo dove lo sono, a tavola. Ne parliamo con Pier Giorgio Olivetti, che con questo cognome che poteva fare? Occuparsi di cose buone dell'agricoltura. Direttore del movimento Città Slow. Grazie per il cognome. Oliveti, vigneti, frutteti, cioè, mandorleti. Meleti. Che è la stagione. E quindi proprio lei da bambino è perseguitato dal suo cognome. Poi l'olio è uno dei cardini della dieta mediterranea, forse il numero uno che la differenzia. L'olio extravergine di oliva. Io rimango dell'opinione. Che differenza c'è tra una vergine e un extravergine? No, perché nel senso delle olive. Perché c'è un olio vergine che non è extra? Certo. No, è un problema di disciplinare di produzione, è un problema tecnico. E comunque è da preferire sempre l'extravergine, perché ovviamente. Rimango la qualità... della mia dubbiosa opinione. Comunque,
E allora, olio extravergine di oliva, meraviglioso, olive però, attenzione, coltivate e raccolte in Italia, perché non si può coltivare e raccogliere le olive in Marocco o in un altro posto bellissimo del nostro pianeta e poi molirle in Italia e imbottigliarle a Spoleto o a Bitonto e dire questo è olio, no, non è olio pugliese, questo è olio fatto in Italia con olive. Una bussola, possono essere i marchi europei di qualità tipo DOP o IGP, ce ne sono 923 se non erro in Europa, di questi 200 e rotti sono in Italia, questa dimostrazione anche della nostra forza su 27 paesi, della nostra cultura enogastronomica profondissima. Olivetti, a parte certe esibizioni francamente disgustose di scambio di piatti di plastica con presunte ricette, con presunti piatti locali, che esibizioni che abbiamo visto a Roma per mettere pace tra la Lega e la destra capitolina. La Lega ve le ricordo, bene ricordato ogni tanto, aveva detto che sono porci questi romani. Insulto francamente idiota che noi ricordiamo sin dalle scuole elementari e abbiamo sempre considerato idiota anche allora, penso. Esatto. E allora per mettere pace si sono scambiati dei piatti, hanno mangiato polenta contro coda alla vaccinara. Certo. Quindi c'è una via nazionale, una via gastronomica all'unità del paese? Assolutamente sì, anche se ovviamente anche la stessa dieta mediterranea non riassume l'intero paese, perché noi abbiamo la linea del burro, no? A ridosso dell'Appennino tosco-emiliano, abbiamo l'area celtica, abbiamo gli influssi arabi in Sicilia, abbiamo una cultura sarda specifica a proposito di gastronomia, eccetera, eccetera. Quindi nemmeno la dieta mediterranea riassume l'universo, ma io credo che comunque, tornando al ragionamento che facevate su conservatori o meno, noi siamo più che conservatori resistenti. Siamo più resistenti di altri popoli, non voglio fare l'apologia della resistenza qui, la potrei fare con piacere. Guardi, ci accomodi pure perché non c'è niente con di piacere, ansia. Ma non in questa sede oggi, in ogni caso siamo un popolo più resistente. È curioso quello su cui richiama la nostra attenzione, vede? Il moto antifascista e antinazista che ha liberato l'Italia, insieme naturalmente alle forze alleate, assecondati o assecondando insomma, dalle forze alleate, si è chiamato resistenza, non si è chiamato rivoluzione. Non a caso, certo. Resistenza, quindi d'altro canto fu la dittatura fascista ad abolire quel poco di democrazia che c'era in Italia con lo Statuto Albertino. Purtroppo sì, questa è storia. Io però tornando alla conservatoria gastronomica, lei professore ha citato Alberto Sordi tra i grandi della nostra storia anche recente, io ho sempre davanti agli occhi questo piatto di spaghetti com'era il titolo, un americano a Roma, mi pare di Vanzina, cioè questa è la nostra cultura resistente, noi importiamo anche mode, anche stili di vita, ma noi rimaniamo italiani nel profondo e questo lo si vede bene, un esempio di resistenza anche nella regione Puglia, abbiamo parlato di Lampascioni, è famoso ormai nel 2001 nella piazza di Altamura in provincia di Bari ci fu una batrocomiomachia, una guerra incredibile tra il fast food organizzato internazionale, possiamo dire McDonald's, e la focaccia. Apre un fornaio di fronte alla focaccia, apre un negozio di focaccia di fronte al fast food, dopo un anno e mezzo il fast food chiude e questo fornaio giovane di terza generazione porta avanti, e questo è la memoria, è il profumo del pane mediterraneo che usciva dal forno e ovviamente anche nella memoria genetica dei giovani che subito erano attratti dalle paillette, dai colori, ma anche dalle modalità moderne della distribuzione, tanto di cappello del fast food su questo, ma il contenuto, la memoria del profumo, l'esperienza sensoriale, e quello ha vinto. E chi è? Paul Valéry che diceva che la memoria è l'avvenire del passato. E in Italia di questo forse... Cosa diceva Paul Valéry? La memoria è l'avvenire del passato, a noi rimane. Procopio, lei si distrae, io ogni tanto gli cambio nome. Una cosa semplicissima, però Paul molto Valéry, vera. La memoria è l'avvenire del passato, glielo ho detto, va, che distratto il ragazzo, domani è accompagnato, Da, allora, Paul Valéry, questa bellissima definizione. Esatto. Ma lei che ha fondato Città Slow, è una costola di slow food, auspica anche una vita lenta.
Sa come dicevano gli antichi, lei lo sa meglio di me perché ha la barba e quindi le cose le sa, perché in genere questo ha proprio l'aspetto del saggio, certo, del sapiente. Diceva adelante con miuicio, dicevano gli spagnoli, adelante con due, e gli antichi romani dicevano festina lente, affrettati lentamente, che non è un ossimoro, non è una contraddizione in termini, è una saggezza, vero? Assolutamente. Com'è la vita lenta? E il nostro simbolo lo dimostra, la vita lenta significa che le città non devono autodistruggersi con la velocità, e Carlo Petrini di Slow Food per primo ha messo al centro il valore della lentezza. Io sono stato recentemente a Pechino e ho visto quello che non si dovrebbe fare, interi quartieri di case tradizionali di legno o di distrutte per far crescere questi grattacieli, perché dobbiamo inseguire la fast life e la crescita del 10% di PIL. Ma certo. E questo è il contrario delle città slow, che vogliono invece mettere al centro la qualità della vita, la piazza, il mercato, la vita sociale nei piccoli, ma anche nei piccoli centri, ma anche nella metropoli, perché no? Mi fa passare una contraddizione alla luce di quello che io ho riepilogato seguendo una trasmissione TV della bellissima nostra Rai Storia, che raccontava del disastro ambientale provocato da Ceausescu, sì, che canagliescamente aveva fatto radere al suolo tutta l'antica Bucarest, che è una città meravigliosa, quella antica, esatto, per costruire degli orrendi falansteri di cemento dedicati alla sua celebrazione. Esatto. Io ho pensato che oggi, per essere veramente rivoluzionari, bisogna conservare. Esatto. Lei ha sintetizzato perfettamente il valore Città Slow. Città Slow è un messaggio per il mondo, nasce in Italia non a caso, e in questo senso siamo conservatori. Gli italiani, non, di fronte a un paese che ha Venezia, un Firenze, Duomo di Milano, il Teatro di San Carlo, Roma ovviamente, e tutte le piccole città d'arte, ma di fronte a un paese così non si può essere che essere un po' più conservatori, nel senso di protezionisti di questo straordinario bene architettonico che ci viene dagli avi. Detto questo, non tutto il passato è buono, prendiamo quello che è migliore del passato e congiungiamo le migliori tecnologie per la sostenibilità e per i servizi. Facendo sempre la metafora della cucina, non possiamo mangiare né come nel Medioevo, qualcuno si inventa le rassegne di cucina medievale, ma, o addirittura romana, io vorrei fare bere posca e mangiare una focaccia col garum per vedere, no? Per fare filologia gastronomica. Al di là di questi aspetti. Il garum era un'immonda colatura di pesce marcio. Ecco, perfetto. Che veniva. Sì, fu inventata dai poveri che, non potendo mangiare il pesce, si accontentavano di raschiare il tegame macabro. Un aroma piuttosto di quel che terribile. Restava. Poi i patrizi, che non sono mai abbastanza sazi di droghe, trovarono eccitante questa schifezza, però pare che servisse a condire. La versione buona, mangiabile, anzi appetitosissima, è la colatura di alici. Per carità, esatto, ci possono essere delle tradizioni che evolvono. In questo senso Slow Food insegna, non a caso Slow Food si impegna nella protezione di quello che è rimasto, che è tantissimo in Italia per fortuna. Sono 193 i progetti attuali in Italia, solo in Italia, di presidi di Slow Food. Non so se siamo conservatori noi italiani, ma sarà bene che lo diventiamo un po', per essere veramente dei progressisti. Assolutamente. La metafora del vino com'è? La metafora del vino è molto semplice. Noi siamo un paese che detiene 350 vitigni autoctoni. Lei, il Tuccanese a Orsara di Puglia, il Pallagrello a Gaiazzo. Ce le segni, Policarpo! Il Nero di Cori, il Nero Buono. I pomodori pelati. Si conservi. No. Si conservi. Questa è una tradizione, ecco, evoluta. Pallori pelati al nostro amico Oliveti. Grazie. Grazie. Non sappiamo se